Quando pensi che tutto sia finito, in realtà tutto potrebbe ancora iniziare. Il traguardo più bello è quello che non hai ancora tagliato. Posso accettare di fallire, ma non posso accettare di non tentare. Se avete voglia di fare sport, fate un chilometro di corsa. Ma se avete voglia di cambiare vita, venite a fare triathlon. Il triathlon si svolge in questa sequenza, nuoto, bici, corsa. Il nuoto avviene in acque libere, poi abbiamo il ciclismo che può variare dai 20, 40 fino all'Ironman che può essere 180 km di bici, poi c'è la frazione di corsa. Una gara di triathlon ha anche due parti fondamentali, che sono le due transizioni, cioè il passaggio tra il nuoto e la bicicletta, tra la bici e la corsa, perché anche quello è gara. Nel nuoto e nel ciclismo, quando l'acqua scende sotto i 20 gradi, la transizione sicuramente è rallentata e viene più lenta perché si corre con la muta, bisogna togliersela e quindi bisogna essere molto abili. Poi si scende al volo dalla bici, ci si toglie il casco, si infilano le scarpe per correre e si fanno 10 km di corsa. La transizione è molto più veloce perché bisogna solo togliersi il casco e mettersi le scarpette, però è molto più complicato ritrovare le prime posizioni del gruppo e cercare di creare un margine sugli atleti che seguono. Tante volte, non so, magari uscire in coda al primo gruppo, in coda al secondo gruppo e fare una buona transizione ti permette magari lo stesso di essere là davanti. Spesso consideriamo il triathlon come tre sport differenti, invece è un'unica disciplina. Noi passiamo dal nuoto alla bici e dalla bici alla corsa, quindi deve essere un unico flusso. Le tre discipline non vanno sempre d'accordo, ci sono dei momenti in cui fatichi molto a nuoto e non riesci ad andare avanti, dei periodi in cui odi la bici, serve tanta testa, essere capaci di soffrire. E poi ci vuole quella capacità di andare a ricercare un po' di energie interne per affrontare quella gara. Non è uno sport così scontato, ci sono parecchie variabili. Io dico sempre, so quando inizio, ma non so se finisco e come finisco. È un'avventura, tutti i giorni è un'avventura con se stessi.